Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio, iniziamo con i puledri di 2 anni, anzi puledre perché sono femmine, sono rimasti in 9 dopo i ritiri dei numeri 1 e 4, 2 Chanel dei Veltri, Edoardo Baldi, 3 Calendula, Marco Stefani, 5 Contessa SM, Gianni Traghetta, 6 Caterine DL, Manuel Pistone, in seconda fila 7 Cora Indal, Andrea Farolfi, 8 Cayman dei Greppi, Vincenzo Mango, 9 Chanel Sun, Sandro Miraglia, 10 Chance Cup, Battista Congio, 11 Casablanca, Nobel, Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata. Quindi solo 4 in prima fila e 5 in seconda. Veloci, Chanel dei Veltri e Contessa SSM. All'esterno anche Caterine DL, poi lungo la corda Calendula, alla fine Chanel dei Veltri mantiene la corda su Contessa SSM che è rimasta di fuori. Al largo vediamo Caterine DL, poi lungo la corda Cora Indal, 200 metri in 15 e 4, con in vantaggio la figlia di Varen che ora viene attaccata da parte di Manuel Pistone con Caterine DL. Numero 2 Chanel dei Veltri squalificato. Sull'errore dell'avversaria. 37 primi 400 metri, quindi in vantaggio Caterine DL, una figlia di Man of Many Mission che conduce. Davanti a Calendula, che ora è seconda, davanti a Cora Indal. Poi vediamo Vincenzo Mango con Cayman dei Greppi alla corda, 600 intanto in 46 e 7. Sempre in vantaggio, mantiene buona andatura Manuel Pistone. Intanto vediamo avanzare al largo Casablanca Nobel, all'esterno anche Chance K con Battista Congiu. Veloce la frazione qui davanti alle tribune, 15 e 2, viene fuori un primo giro in 1 e 2 scarso. Sempre in vantaggio Caterine DL. Su, vediamo che il numero 11 di Casablanca Nobel riesce ad andare in corda perché stenta un po' Calendula a tenere il ritmo. 1.17 secco, la media al chilometro, fa sul serio Manuel Pistone con Caterine DL, ha preso un paio di lunghezze di vantaggio da Casablanca Nobel che cerca l'inseguimento, stenta Calendula invece a tenere il ritmo, 15 secco la frazione di là. Con Chance K che è passato terzo, quindi 3 cavalli sgranati al comando, ma Caterine DL ha messo vantaggio importante, ci prova a ricucire il gap Vincenzo Piscuoglio con Casablanca Nobel, ultima curva passata in 15-7, retta d'arrivo, ma Caterine DL sembra avere ormai partita vinta e stacca ancora, viene a vincere Caterine DL con Manuel Pistone al secondo posto, Casablanca Nobel davanti a Chance K, al terzo Calendula su Cora Indal. 1.16.9 la media al chilometro per Caterine DL, una figlia di Man of Many Mission e Illusion Optique, training ovviamente di Giuseppe Pistone, la scuderia Usque SRLS, bella vittoria. Caterine DL è passata con autorevolezza ai 350 metri sull'errore di Chanel dei Veltri e poi si è distaccata molto bene al comando. Caterine DL, Manuel Pistone alla prima dell'Arcoveggio.